progetto, della nuova avventura. Perché vi abbiamo invitato questa sera in questo splendido palazzetto? Non per una mera conferenza stampa, ma per una presentazione, per noi davvero emozionante. Questa sera finalmente daremo nome e volto ai veri protagonisti di quella che abbiamo definito lo scorso 3 agosto una vera e propria rivoluzione sportiva. Un progetto importante per noi, a prescindere dal risultato, il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto, quello cioè di unire tre diverse, distinte, importanti realtà sportive sotto un'unica bandiera e soprattutto sotto un'unica passione, che è la pallavolo. E vi richiedo un forte applauso per il consorzio Volle Insieme La Vecchia. Solitamente non sono emozionata, ma questa sera lo sono, nonostante siamo un gruppo di amici, una famiglia, però essere arrivati qui non è stato semplice, ma questa sera ho un'importanza davvero particolare, perché siamo riusciti ad essere una squadra fuori dal campo e lo saremo poi dentro il campo. Abbiamo lavorato già in team e lo faremo durante tutto l'anno. E cosa faremo? Una, come si fa in una famiglia, accompagneremo i più piccoli atleti e supporteremo i più grandi, perché il nostro progetto è quello di stare bene insieme in amicizia. Questo è quello che caratterizzerà tutta questa famiglia. Questa sera saranno poche le parole, ma qualcuna la dovremo fare, ma lo potranno fare solo coloro che sono seduti qui al mio tavolo. E ve li presento. Colui che darà uno sguardo tecnico a quella che è la prima squadra, Salvatore Torchi. Lo abbiamo salutato prima, lo rifacciamo, l'assessore allo sport, l'avvocato Simone Cicco. E poi ancora un po' il gatto e la volpe della triade presidenziale, Mauro Davoli e Francesco Franchi. La quota rosa di questo progetto, della nostra avventura, per lei un doppio applauso, perché è seduta e non si vede, però un pancione sorridente, Valentina, futura mamma. E poi chiaramente colui che darà invece uno sguardo tecnico al settore giovanile della serie D e della serie C, Mimmo Bruni. E chiaramente parto con i saluti dall'assessore Simone Cicco, prego. Grazie Luisa, buonasera a tutti, sarò veramente breve, scusandomi anche perché dovrò andare via, in quanto in concomitanza c'è un altro impegno, sono molti gli impegni in questi giorni, quindi ecco. Porto il saluto anche dell'avvocato del sindaco di Mezzaterra, l'avvocato Paolo Mascaro, il quale si scusa per non essere presente per un imprevisto, porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale. Io volevo fare un plauso per questa iniziativa, per la nascita di questo consorzio che si muove nella direzione dell'unione di varie realtà sportive. Ecco, però penso che per la prima volta questo possa essere un esempio anche per le altre realtà, ossia unire e non dividere. Quindi faccio i complimenti veramente per questa esperienza. E io ho iniziato la mia attività da poco. In questa città noi abbiamo carenza di spazi, di strutture sportive, e il primo obiettivo che io mi sono posto è proprio quello di fare in modo che questa città possa avere più spazi aperti possibili dove i giovani possano svolgere sport. Quindi dobbiamo aprire gli spazi e non chiudere gli spazi, e questo sarà un mio impegno, anche l'impegno dell'amministrazione comunale, perché lo sport svolge un ruolo fondamentale anche e soprattutto per i giovani. Quindi diciamo che ci sono anche le squadre dei ragazzi, insomma dei più piccoli, i talenti del nostro territorio, e quindi noi come amministrazione dobbiamo fare in modo di garantire che questi giovani possano svolgere attività sportiva, ecco, nelle nostre strutture. E sono sicuro che riuscirete tutte le squadre a portare alto il nome di Lavezza nei vari campionati. Io faccio veramente un bocca al lupo e un augurio per
all'assessore Simone Cicco per questo nuovo incarico che ha già iniziato in maniera magistrale. Gli auguriamo di continuare con il sorriso questo incarico. Adesso do la parola a lei, alla parte anche bella, la più bella di questo mondo della pallavolo, Valentina Bonadonna, con un forte applauso. Valentina, se dovessi avere cosa per il senso della cintura, ma non te lo chiediamo, lo vorremmo sapere, se lo puoi dire, ce lo puoi svelare, ma andiamo avanti. Valentina, quale sarà il tuo in bocca al lupo a questi atleti? Allora, buonasera a tutti e innanzitutto benvenuti. Ovviamente aspettando una bimba, rivolgo un saluto anche a tutte le donne che... Scusate, abbiamo avuto l'indiscrezione, una bimba! Grazie, un bocca al lupo a lei che sarà una dolcissima mamma. Valentina, ma ci puoi ricordare chi è il papà? Lo conosciamo? Ha detto bene, visto che non si è sentito. Prova? Sì. Bene, allora, buonasera a tutti. Sapete già tutto, quindi questo consorzio si presenta con tre squadre, con tre prime squadre, diciamo, i campionati di serie. Sono la Serie B, fatta dall'Atlas, dalla Raffaele, e abbiamo la Serie C e la Serie D della Mezzia Mone. Sono ragazzi per lo più che giocano a pallavolo da qualche anno, sono molto giovani, sono molto promettenti e ci auguriamo che possano darci dei buoni risultati. Noi facciamo una pallavolo molto, diciamo così, pulita, leale, onesta, corretta, ci divertiamo, giochiamo per il gusto di divertirci. Ci piace prepararci per vincere e lo faremo con grande determinazione, con grande serietà, con grande forza e con grande senso di sacrificio. E il mio augurio è quello di riuscire a raggiungere i risultati più ambiziosi. Partiamo con tranquillità, con serenità e io sono convinto che faremo tutti bene. Grazie ancora. Grazie a Mimmo Bruni. La tua tranquillità ci rassicura, veramente buon lavoro. Prima squadra, una bella sfida è alle porte, ma vogliamo sapere quale sarà il punto forza di questa Venezia con l'insieme. E quali sono le criticità verso le quali si sta lavorando per chiaramente annullarle? Salvatore Torchi. Buonasera, ben trovati. Allora, il punto di forza come al solito sarà la coesione del gruppo. Da questo punto di vista siamo molto tranquilli perché lo staff tecnico sta lavorando moltissimo a questo aspetto. I ragazzi sono volenterosi, si stanno impegnando molto in allenamento, ovviamente noi non siamo mai contenti, vorremmo un quid in più per poter colmare le difficoltà di un sestetto che quest'anno sarà diverso rispetto agli altri anni. Però siamo fiduciosi e siamo tranquilli che il lavoro pagherà. Voglio l'occasione per dire ai giovanissimi, ma anche ovviamente alla prima squadra, di invitare tutti gli amici, parenti, zii, nonni, eccetera, perché da sette giorni io scondo un po' di frenesia, personale, da fra sette giorni si farà sul serio.
esordiremo in casa con la Serie B, inizierà contemporaneamente anche la Serie C, è già iniziata la Coppa Calabria, ci siamo già iniziati a divertire. Vogliamo vedere gli spalti di tutto palazzetto sempre pieni. Ecco, punto di forza potrebbe essere oltre quello del gruppo, del gruppo squadra, anche la presenza di un pubblico che ci accompagna durante questo viaggio, questo campionato. Per me normalmente se non parlo mai di criticità, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, per cui se ci sarà qualche criticità l'annulleremo con il lavoro e con la passione. Grazie a tutti. Poi lo mi ha detto prima, Luisa, a me piacciono questi momenti di festa, però non vedo l'ora che passi perché io ho bisogno di vederli giocare, quindi la frenesia di scendere in campo è davvero arrivata al limite. Hai già ricordato quando dovremmo ritornare qui, Salvatore? Ricordiamolo di nuovo, la prima. La prima domenica alle 18, domenica prossima. Il 15, domenica 15. L'orario? Alle 18, giocheremo contro Pozzallo. Abbiamo bisogno di tutti voi e non solo. Bene, mi aggancio a quello che ci ha detto Salvatore Gorgia, dando la parola a Mauro Tavoli. Mauro, a te chiedo, qual è l'appello da rivolgere a quelli che sono tre gruppi di tifosi che ora si ritrovano insieme sotto un'unica bandiera, e forse per i tifosi un po' più difficile rispetto a noi lo potrebbe essere. Qual è l'appello che il presidente Mauro Tavoli rivolge ai tifosi di Volley Insieme Lamezia? Buonasera a tutti, non c'è bisogno di appello secondo me, perché la pallavolo alla Lamezia sappiamo che è vita, vissuta da tanti anni, e quindi per noi è stato facile, no? Cominciare un cammino, perché sappiamo che c'è gente che ci verrà a vedere, ci verrà a supportare, ci verrà anche a criticare, no? Perché giustamente il lavoro paga, ma pagano anche le critiche quando sono costruttive, e il pubblico lametino che ci segue da tanti anni, sia noi come Lamezia Volley, come Spike, come Raffaele Lamezia, penso che il pubblico ci dia quella forza in più per andare avanti. E se abbiamo fatto l'operazione consorzio, adesso sono tre mesi quasi che abbiamo iniziato questa avventura, e siamo arrivati a questo punto, vuol dire che abbiamo iniziato bene e vuol dire che il pubblico ci ha dato il giusto input. Poi vorrei ricordare alle tipiche di quello che diceva Salvatore, è vero, cominciamo dopo il 15 con la Serie B, però non dimenticate che sabato 14 alle ore 18:30 esordirà un campionato anche la Serie C. No, allora ha dimenticato lui, si parte sabato 14 ottobre. Esatto. Perfetto. Un applauso a lui che ha dimenticato e a lui che ce l'ha ascoltato. Volevo concludere questa cosa, è bello vedere un gruppo così nutrito di atleti con la stessa maglia, con lo stesso entusiasmo, secondo me è l'immagine di quello che vogliamo offrire alla città di Lamezia Terme. Che progetti si pone dinanzi, non solo sportivamente parlando, ma umanamente, Francesco Stranis? A lui la domanda con un po' più di pathos, perché è così emozionato che ci trasmetterà questa emozione. Grazie, buonasera a tutti, bentrovati. Sportivamente, vabbè, già è stato detto tutto, no? Speriamo che non sia precluso nessun obiettivo, nel senso che dopo questa prima fase di rodaggio di questa nuova avventura, allora per fortuna si inizia a giocare, quindi comincia il campo a parlare, già abbiamo avuto una prima
un primo assaggio, no? Contro le due partite di Coppa Calabria, tra l'altro uno che c'è già stato un derby, e abbiamo visto l'entusiasmo che i ragazzi hanno dimostrato all'ultimo punto con la conquista della vittoria in casa davanti, devo dire, veramente a un pubblico eccezionale, tante persone, e abbiamo visto come il campo poi tracci la linea giusta, no? Che è quella della coesione, quella dell'unione, quella dei sacrifici che alla fine ripaga. E dal punto di vista dei rapporti umani, ma l'ha detto prima pure Mimmo Bruni, noi non facciamo, ci auguriamo di non fare mai sport fino a se stesso, ma che riusciamo sempre con lo sport a trasmettere quelli che sono i valori che lo sport ha in sé e valori che noi dovremmo incarnare, no? Tanto è difficile pure per noi dirigenti fare, no? Le cose migliori, però ci mettiamo veramente tutto l'entusiasmo, tutta la passione per far sì che i ragazzi che si rivolgono a noi e che con noi vogliono iniziare questa bellissima avventura sportiva che è la pallavolo abbiano sempre come obiettivo e come persone di riferimento persone valide. E con sotto devo dire che questo lo va. Noi siamo tre realtà che siamo state avversari in campo in tantissime partite. E tutto poteva essere minato da questo percorso fatto precedentemente. Invece la buona volontà, il mettere avanti i valori comuni, i valori che uniscono, ha fatto sì che già in tre mesi di attività le parti sono ormai una sola. E questa è una cosa veramente che ci riempie di soddisfazione, perché l'obiettivo già è stato raggiunto. Ora tutto quello che verrà sarà un di più che ci farà divertire, sarà un di più che ci farà emozionare, sarà un di più che ci farà qualche volta anche piangere, lo dobbiamo mettere in conto, qualche partita la possiamo anche perdere, ma su tutte e tre le squadre, tre o quattro, e niente, questo qui è di massimo, è quello che noi intendiamo per obiettivi anche umani, no? Quindi dare ai ragazzi, alle giovani leve, è sempre un mondo pulito. Un mondo dove i sacrifici sportivi, vero, sono destinati alla vittoria, ma non è alla vittoria del più forte sul più debole, ma alla vittoria di chi ha dato di più, di chi ha speso meglio il proprio tempo, di chi ha creduto di più in se stesso e anche di chi tante volte ha avuto magari più opportunità. Bene.